Bene, amici del BioAT Tech Channel, eccoci qui per la recensione di questa Mi TV P1 da 32 pollici. In particolare sto registrando questo video dal mio Xiaomi 11T Pro, che ha veramente un comparto fotografico, un comparto fotocamera veramente spettacolare. Ve ne parlerò probabilmente in un prossimo video, farò un focus dopo la recensione unboxing, dopo la rapida preview unboxing, farò un focus proprio sul comparto fotografico di questo Xiaomi 11T Pro, perché è veramente spettacolare. Registra fino in 8K a 30 fps, 4K a 60 fps, HDR 10 Plus, stabilizzazione dell'immagine, veramente una cosa spettacolare. Foto fino a 108 megapixel, tripla fotocamera, ma ve ne parlerò appunto in un prossimo video. Ora vi invito semplicemente, se avete a disposizione sufficientemente banda di connessione internet, di attivare la modalità 4K. Infatti, tutti i miei contenuti sono in 4K e quindi vi invito proprio a guardarla in questa definizione, perché è la risoluzione ottimale nella quale appunto potete fruirne. Ma ora passiamo alla TV. In particolare, non voglio fare una recensione specifica di questa TV, che tra l'altro mi è stata regalata proprio con lo smartphone, perché infatti i primi acquirenti di questo smartphone, dello Xiaomi 11T Pro, avevano in regalo proprio questa TV, ovvero la Mi TV P1 da 32 pollici. Ma volevo fare una recensione del sistema operativo, ovvero di Android TV, che l'ho trovato veramente il miglior sistema operativo che si possa avere attualmente oggigiorno su una televisione. Andiamo quindi ad accenderla per iniziare questa recensione. Noi vediamo appunto la che campeggia la scritta Xiaomi. E vedremo tra poco anche la grafica appunto di avvio della TV. Vediamo quindi appunto che compaiono i vari puntini di Google. E quindi ecco qua la grafica di avvio della mia TV, ovvero della mia Android TV. Eccoci qua. Quindi la TV ora è partita e si apre appunto con l'interfaccia, quella che è appunto il launcher, diciamo, che è appunto il launcher di Google. In particolare questo è il telecomando, ve lo mostro qui di fronte. In particolare sul telecomando abbiamo diverse opzioni. In particolare abbiamo questo tasto che è per andare nella patch wall di Mi, di Xiaomi, quindi un launcher alternativo. Infatti si parla proprio di launcher perché questa TV praticamente è un computer di fatto, un computer che fa girare Android con la sua connessione internet, infatti connessa internet tramite wifi, cosa che vedremo entro breve, e appunto diciamo praticamente un PC che fa girare Android e che permette anche la visione dei canali TV. Abbiamo poi questo tasto per entrare invece nel launcher di Google, nella home di Google. Abbiamo i tasti rapidi per Prime Video e Netflix, ma vedremo che si possono montare molti altri servizi, quali The Zone, YouTube, Google Play, Film, Spotify, Disney Plus, insomma qualsiasi applicazione, proprio perché è presente il Play Store, quindi si possono installare veramente tutte le applicazioni possibili e immaginabili su questa TV. Abbiamo poi l'assistente vocale, infatti è possibile parlare alla propria TV dando dei comandi, come ad esempio mostrami YouTube, che tempo fa oggi, dimmi le notizie della giornata, comunque tutte le funzioni che siamo abituati dal nostro assistente Google anche su cellulare. Abbiamo poi appunto il tasto indietro, il tasto exit, il tasto mute, il tasto input che ci fa variare tra le diverse fonti di ingresso, appunto, channel list, set e vari altri tasti, diciamo un po' più convenzionali. Quindi ora siamo entrati appunto nella home, quella che è la home, diciamo di Google, e andiamo quindi ad esplorare un po' la nostra televisione. Partiamo dagli input, quindi andiamo a selezionare input. E come voi vedete, ora vi è appunto l'input televisivo, quindi dei canali TV convenzionali, e l'input Sky. Infatti sono andato a rinominare questo input. Proviamo ad esempio a entrare nell'input Sky e vediamo che la TV recupera i dati e si posiziona appunto in questo caso nella home page di Sky, in questo caso appunto su Sky TG24, che era l'ultimo canale che avevo diciamo utilizzato. Ma non siamo qui per questo, infatti siamo qui per ben altro. Passiamo quindi ora alla home di Xiaomi. Questa è la home di Xiaomi. Come voi vedete, abbiamo appunto gli ingressi TV, quindi Sky, i canali della normale TV digitale terrestre, compatibili ovviamente con il digitale terrestre DVB-T2, quindi seconda generazione. Abbiamo poi l'ingresso audio video, HDMI 2 ARC, HDMI 3. Abbiamo poi le app e i giochi, quindi Netflix, Media Player, infatti questa TV funge anche da Media Player, YouTube, Prime Video, Google Play e tutta una serie di altre applicazioni. Andiamo quindi a vedere le altre applicazioni.
Quindi abbiamo la Patchwall, appunto, che è questo launcher di Xiaomi, Netflix, Prime Video, YouTube Music, Google Play Film, YouTube, Wallpaper, una serie di sfondi, Galleria, Media Player, Google Play Giochi, perché infatti possiamo installare anche i giochi su questa televisione, Spotify, DAZN, che sono le uniche due applicazioni che ho scaricato, ma ci sono veramente moltissime. Andiamo quindi ora, ad esempio, a vedere come scaricare altre app. Quindi accediamo al Google Play. Voi vedete che tra quelle consigliate ci sono appunto Disney Plus, DAZN, TED, Red Bull TV. Io qui sono entrato con il mio account di Google, quindi appunto app preferite. Vediamo che ve ne sono veramente un grandissimo numero. Watch Discover, Join In, questo appunto Twitch, DAZN, AccuWeather, YouTube Kids, SofaScore, Fight, Atres Player, veramente un sacco di applicazioni mi sono anche consigliati per me. Vediamo che è presente anche Mediaset Infinity, Meteo, Tuner, MyTuner per ascoltare le radio, diciamo tutte le radio italiane e non solo, Meteo Live, Eurosport Play. Comunque vi sono veramente moltissime, moltissime, moltissime applicazioni in questo appunto servizio che è appunto il Google Play Store. Ci sono anche i giochi, vediamo Badland, veramente bellissimo gioco, veramente un piacere giocarci. Asphalt 8, Red Bull, Crossy Road, Beach Buggy Racing, Angry Shark Evolution, Bomber Friends, Dead Trigger 2, veramente veramente molti giochi, Farming Simulator 14, Turbo Driving Racing 3D, Dandara, eccetera eccetera. Film e TV abbiamo RaiPlay, quindi Netflix, Crunchyroll, Mubi, Dailymotion, veramente un sacco di applicazioni anche in questo caso. Per quanto riguarda playlist in streaming, abbiamo Amazon Music, Spotify, TuneIn, qui possiamo ascoltare le radio trasmesse via web da tutto il mondo, Deezer, Karaoke, MyTuner, Equalizer Plus, per l'intrattenimento abbiamo Facebook, vedete veramente un sacco di altre applicazioni. Ora ve le scorro veramente velocemente perché non voglio che questo video duri troppo. Comunque, questo è quello che volevo appunto farvi vedere, la grande quantità di applicazioni presenti all'interno del Play Store. Abbiamo poi le categorie intrattenimento, musica e audio, strumenti video, strumenti, lifestyle, sport, notizie e riviste, produttività, istruzione, salute e fitness, comunicazioni, affari. Quindi veramente, veramente un sacco di applicazioni presenti all'interno di questa TV, tramite appunto il Play Store. Torniamo quindi indietro, torniamo sul menu dell'applicazione. Quindi da questa schermata di applicazioni possiamo andare a accedere anche al Google Play Giochi. Scusatemi se ogni tanto mi metto a guardare il minutaggio del video, ma ho registrato questo video per circa 15 minuti. In realtà scoprendo che appunto lo Xiaomi 11T Pro registra fino a 8 minuti in qualità 4K a 60 fps, quindi sono andato a parlare a vanvera per circa ulteriori 8 minuti, appunto quasi 16, e non vorrei sprecare altro tempo parlando a vanvera, ma sperando di essere registrato, quindi perdonatemi se ogni tanto mi fermo per guardare appunto il minutaggio e essere sicuro di essere registrato in questo momento. Quindi, come vi dicevo, appunto, vi è il Play Giochi dove posso andare a gestire tutti i vari giochi che io sono andato ad installare sulla mia TV. In questo caso vediamo Badland e Real Racing 3, che è un gioco che apprezzo moltissimo anche sul mio smartphone, quindi anche sul mio cellulare, veramente molto molto apprezzato da me. Quindi qua possiamo andare a gestire tutti i giochi installati. In questo caso non ne ho installato ancora alcuno, ma possiamo appunto andare a gestirli, modificare il profilo e vedere appunto le mie informazioni, tutti i giochi installabili appunto dal Play Store. Torniamo indietro. Play Store che è raggiungibile anche da attraverso questa icona qui sulla Patchwall di Xiaomi, e quindi vediamo appunto le varie applicazioni consigliate, app preferite, consigliati per te, giochi imperdibili, film e TV, playlist in streaming, app per l'intrattenimento e tutte le varie categorie che vi ho già mostrato appunto anche precedentemente in questo stesso video. Torniamo quindi indietro, lasciamo quindi per un attimo la Patchwall di Xiaomi e andiamo quindi nella home, che invece è la home di Google. Questa home, molto più completa, diciamo, della Patchwall di Xiaomi disponibile in Italia, presenta una prima stringa che è questa che vediamo, in cui è presente Patchwall, Netflix, Prime Video, Live TV, YouTube, Play Film, Google Play Film, DAZN, Spotify, che è una prima stringa di applicazioni preferite, alla quale è possibile aggiungere altre applicazioni preferite. Quindi in questo caso possiamo andare ad aggiungere il carosello degli sfondi, la galleria, Media Player, Play Giochi, Play Store, TV Manager, YouTube Music, quindi tutta una serie di altre applicazioni che possiamo anche andare a installare dal Play Store. In questo caso non ne ho installate ancora molte, ma da qua è possibile tutte quelle che stanno da Play Store andarle ad aggiungere appunto a questa prima stringa di applicazioni preferite. Dopodiché vediamo che scorrendo verso il basso abbiamo invece una serie di prossimi contenuti, quindi dalle varie piattaforme che io sono andato ad installare. Lo ricordo anche adesso,
come ho già fatto nella parte di video appunto non registrata, quindi perdonatemi di nuovo, servizi che alcuni sono già presenti e preinstallati sulla TV, come ad esempio Netflix, Prime Video e altri servizi di questo tipo, YouTube, eccetera, mentre altri, quali DAZN, ad esempio Spotify, Disney Plus, sono da scaricare e installare ed accedere ai vari account in maniera autonoma, quindi scaricabili appunto dal Play Store. Ma veramente vi sono tantissime applicazioni scaricabili dal Play Store, proprio perché se c'è dal Play Store, e quindi tutte le varie applicazioni Android e Google che sono presenti sul Play Store. Dopodiché abbiamo una sezione consigliati di YouTube, quindi vediamo appunto una sezione di video consigliati in base alle nostre preferenze e dai video anche che si guardano solitamente sulla piattaforma di YouTube, quindi consigliati in base alle proprie preferenze e ai video visualizzati di recente. Abbiamo poi una serie di consigli provenienti dal Google Play Store, appunto, quindi con le varie applicazioni, Disney Plus, Rakuten TV, Facebook Watch, quindi presente Facebook Watch, DAZN, Prime Video, Crunchyroll, YouTube Kids, eccetera, eccetera, MyTuner e tutta una serie di altre applicazioni che vengono appunto consigliate. Apple TV, infatti è presente anche la Apple TV, una serie di applicazioni consigliate appunto partendo dal Google Play. Dopodiché abbiamo una serie di contenuti da DAZN, dato che io sono andato ad installare anche questa piattaforma, quindi una serie di contenuti consigliati appunto dal canale DAZN, che possiamo andare appunto a sfogliare direttamente da questa home page di Google. Dopodiché abbiamo una serie di contenuti consigliati invece dal canale Prime Video, quindi vedete qua tutta una serie di film piuttosto che serie TV consigliate appunto dal canale, dal servizio in streaming di Prime Video. Dopodiché abbiamo i consigli di YouTube Music, sempre in base ai brani che siamo andati ad ascoltare su YouTube di recente. Andiamo a scorrere un po' e quindi appunto anche una serie di playlist consigliate come questa sugli anni 90, ad esempio, anni 90 italiani. Successivamente abbiamo poi tutti i vari consigli di Spotify, quindi una serie di brani, artisti piuttosto che playlist, come noi possiamo notare qua scorrendo, andandole appunto a scorrere, che sono consigliate dal servizio Spotify in base a ciò che andiamo a ascoltare, solitamente su questa piattaforma. Infatti, avendo eseguito l'accesso, mi va a consigliare, tutte quelle che sono una serie di brani, come ho detto, artisti o playlist che mi possono interessare partendo appunto da questa piattaforma, compresi i miei Daily Mix, Daily Mix 1, 2, 3, il Release Radar, eccetera, eccetera. Dopodiché abbiamo una serie di consigli invece provenienti dal Playfilm, per carità. Ok, perfetto, torniamo nel nostro mondo. Una serie di consigli dal Playfilm, e quindi su una serie di titoli che possiamo andare ad acquistare, noleggiare, eccetera, eccetera, sempre provenienti da questo servizio. Torniamo quindi ora indietro, intanto sta continuando a registrare, perfetto, tra poco mi interromperò per lasciare spazio appunto al prossimo video, proprio perché sto registrando spezzoni di 8 minuti, ma questo vi interessa meno. Quindi, appunto, qua vediamo appunto il menu delle app. Come vi facevo vedere prima, si possono aprire tutte le varie applicazioni. È possibile scaricare altre app dal Play Store e gestire i giochi dal Play Giochi. È possibile anche, premendo appunto questo tasto, andare a spostare tutti i vari le varie stringhe appunto di contenuti per prediligere quelle che utilizziamo più frequentemente. Quindi in questo modo è possibile andare a spostarle, a rimuoverle o appunto a riordinarle, proprio queste stringhe di contenuti all'interno del launcher, diciamo, di Google, della nostra televisione. Torniamo quindi indietro, quindi torniamo su quello che è, diciamo, il launcher principale. Qui sopra possiamo andare ad avviare la ricerca vocale e si può anche andare ad avviare con questo tasto sul nostro telecomando. Ora vi mostro appunto questo tasto che voi vedete qua sul telecomando, quello per la ricerca vocale di Google. Non stremo ad indagare questo servizio, infatti è molto simile a quello che trovate sugli smartphone, con il vario OK Google o Hey Google che trovate appunto sul vostro smartphone. Torniamo quindi indietro, andiamo a vedere quello che si può fare per quanto riguarda la personalizzazione dei canali. Infatti è possibile, come voi vedete, attivare o meno il canale prossimi contenuti e qui da questo menu è possibile attivare tutti i vari canali appunto che noi vediamo sulla nostra home di Google. Quindi qua per quanto riguarda i film, ad esempio, io ho attivato solo i film in primo piano, ma possiamo attivare la scheda dei più venduti o dei programmi TV più venduti. Vedete che gli altri sono tutti attivi. Anche per quanto riguarda YouTube è possibile attivare i consigliati e YouTube Music, come io ho attivato, ma anche i video da parte delle iscrizioni e le tendenze. Cosa che probabilmente andrò a fare. Abbiamo anche canali promozionali come le app del momento di Google Play, che in questo caso sono appunto attivate. Quindi questo per quanto riguarda la personalizzazione dei canali sulla home page di Google. Ora che abbiamo visto questa personalizzazione dei canali, volevo farvi vedere brevemente le impostazioni. Magari sarò un po' lungo proprio nelle impostazioni, ma veramente questa cosa molto per me importante. Intanto qua vediamo gli input. Come voi vedete, in questo caso abbiamo come input TV e Sky. Questo era l'HDMI 1 che sono andato a rinominare appunto con Sky, proprio perché è l'input di cui stiamo parlando. Andiamo quindi ora a vedere le impostazioni di questa TV.
In particolare, posso impostare il nome del dispositivo, utilizzare questo nome quando vado a trasmettere foto, video e altri contenuti dal mio telefono. Infatti, questo TV ha un Chromecast integrato, quindi è possibile trasmettere foto, video, contenuti di qualsiasi tipo dallo smartphone sul schermo della TV, proprio perché è come se avesse una chiavetta Chromecast collegata, ma tutto ciò è integrato appunto nella TV. Si connette tramite Wi-Fi con la scheda Wi-Fi che ha integrata, quindi non c'è bisogno di acquistare nessuna chiavetta esterna, nessun trasmettitore Wi-Fi né niente, ma si connette alla rete Wi-Fi domestica, se ovviamente vi è segnale nella zona in cui andate a posizionare la vostra TV tramite la sua connettività interna. Come voi vedete qui è collegata appunto alla rete internet BAT WLAN, quindi la rete appunto di casa, e in particolare presenta appunto, come vi dicevo, una Chromecast integrata. Quindi in questo modo possiamo andare a impostare il nome del dispositivo. In particolare andremo a inserire un nome personalizzato. Adesso non l'ho ancora fatto, ma sarà una cosa che sicuramente andrò a fare. Quindi rete internet, qui possiamo vedere tutte le varie reti disponibili e possiamo andare ad aggiungere una nuova rete, scansionare sempre, andare a dirgli di scansionare sempre. Andiamo a fare una verifica di rete e per quanto riguarda il cavo Ethernet invece non è connesso, infatti è possibile collegare questa TV a internet anche mediante un cavo Ethernet nel caso arrivasse un cavo Ethernet nei pressi della vostra TV. Questo non è il mio caso, infatti io sono collegato tramite Wi-Fi, ma la TV va benissimo e funziona benissimo in ogni caso. In questo caso è l'impostazione della TV, modalità tuner, antenna, aggiornamento canali automatico, posso scansionare i canali, posso accedere alle impostazioni dei HBBTV, posso configurare l'audio, i sottotitoli e il televideo. Per quanto riguarda l'audio, queste sono le impostazioni che abbiamo a disposizione, e dopodiché sottotitoli televideo, ma non mi sto a dilungare più di tanto. Account accesso, io sono andato ad accedere con il mio account Google, in particolare questo con il mio account Google, non ve lo vado nemmeno ad oscurare, proprio perché questa è la mail alla quale potete scrivermi in caso di suggerimenti, piuttosto che dubbi o qualsiasi altra cosa riguardo al canale. Questa è proprio la mail del canale, quindi ve la lascio visibile, per qualsiasi cosa potete contattarmi a questo indirizzo. Per quanto riguarda le app, andiamo a vedere le impostazioni delle app. Qui vediamo le app aperte di recente, eccole qua, le autorizzazioni delle app e l'accesso speciale delle app, quindi possiamo gestirle direttamente appunto da questo menu. Posso anche andare a mostrare tutte le app, eccole qua, qui vediamo anche la loro dimensione, quindi la dimensione che hanno all'interno della TV. Posso andare a mostrare le app di sistema. E questo appunto è ciò che posso fare, ovviamente posso andare a vedere le autorizzazioni delle varie app, eccole qua, quindi tutte le varie autorizzazioni a tutte le varie funzioni e anche l'accesso speciale delle app, quindi vediamo ottimizzazione energia, accesso ai dati sull'utilizzo, accesso alle notifiche, mostrare sopra altre app, modifiche impostazioni di sistema, accesso alla directory. Quindi ciò è ciò che possiamo fare appunto dal menu delle applicazioni. Timer. Quindi tipo timer accensione, in questo caso disattivato, e timer sospensione, anche in questo caso disattivato, però è possibile impostare appunto dei timer, preferenze del dispositivo. Qui abbiamo tutta una serie di impostazioni che sono veramente moltissime, informazioni, date, ora, lingua, tastiera, in questo caso utilizzo la tastiera Gboard. Posso andare a gestire le impostazioni anche della mia tastiera Gboard, quindi veramente posso fare un sacco di cose. Ora sarò breve perché non voglio che questo video duri troppo, quindi non voglio dilungarmi troppo a lungo. Comunque sia, scusate la breve interruzione, ma sono andato appunto a riprendere il video. Come vi dicevo, registro video al massimo della lunghezza di 8 minuti in 4K a 60 fps, quindi vi invito a godervi appunto in 4K se potete. Non mi vado a dilungare troppo sulle impostazioni di Gboard, sulla gestione tastiere, proprio perché non sarebbe il caso. Qua input, da qui è possibile andare a rinominare appunto i vari input della TV, come voi vedete. È possibile attivare per rendere disponibile CCRC, in questo caso comando HDMI, alimentazione automatica dispositivo disattivato e alimentazione automatica TV attivata in questo caso. È possibile anche dire alla TV di restare sulla sorgente precedente una volta dopo averla riavviata o accesa o appunto riaccesa. Impostazioni di accensione, passando dai task standby dopo 4 ore di inattività, impostazioni sull'immagine, quindi modalità immagine standard, possibile scegliere tra una serie di impostazioni, che in questo caso che vi mostro brevemente, retroilluminazione, temperatura colore, eccola qui, avanzate video e ripristino predefiniti. Eccola qua, riduzione del rumore, controllo della luminanza adattiva, audio, quindi suoni di sistema, modalità audio e ritardo appunto dell'uscita digitale audio, modalità audio standard, anche in questo caso impostato su standard.
Patchwall, quindi qua è l'impostazione della Patchwall, imposta Patchwall come launcher predefinito, come vi dicevo, proprio perché in questo caso è il launcher di Google, ma è possibile impostare Patchwall come launcher predefinito, proprio perché questa TV, come qualsiasi altro smartphone, ragiona secondo launcher, e in questo caso posso andare ad impostare Patchwall come quello predefinito. Area di servizio altre origine, proprio perché sono presenti questi paesi, oppure si va a selezionare appunto altre origine. Carica registri, qua ci dà la versione della Patchwall, la versione del media player e anche l'identificativo della piattaforma. Via il controllo genitori, anche qua passo molto velocemente anche sul controllo genitori. È necessario inserire la password, che è una password che vi è stata richiesta all'inizio. Spazio di archiviazione, quindi qua è possibile gestire la memoria condivisa interna. Spazio totale 4,4 GB e si vede come è stato utilizzato, quindi dalle app, foto e video, audio, download, dati memorizzati nella cache, vari e disponibile. Schermata home, quindi qua è possibile andare a personalizzare i canali, come vi ho detto, della schermata home, quindi questo è già quello che vi ho fatto vedere in precedenza. Si può accedere anche da qua, attiva anteprime video, attiva anteprime audio, riordina app, riordina giochi, Android TV home e Android TV core services. Qua andiamo a vedere tutta una varia la documentazione che riguarda Android TV home e la stessa cosa per gli Android TV core services. Assistente di Google, qui è possibile impostare una serie di cose sull'assistente di Google, in questo caso è attivato con il mio account, posso visualizzare le autorizzazioni, app disponibili per la ricerca, filtro safe search, blocca parole offensive, licenza open source. Chromecast built-in, proprio perché, come vi dicevo, questa TV ha una Chromecast integrata, quindi come se avesse una chiavetta Chromecast collegata, ma è tutto integrato all'interno della TV, così come la connettività Wi-Fi. Consente ad Alta di controllare la trasmissione dei contenuti multimediali, quindi in questo caso si sceglie questa opzione per mostrare una notifica su tutti i dispositivi Android collegati alla rete Wi-Fi e autorizzarli a controllare i contenuti multimediali trasmessi su questo dispositivo. Anche qua abbiamo la licenza, il numero della versione, il numero di serie, come se fosse una Chromecast esterna, ma tutto integrato all'interno della stessa TV. Abbiamo poi i vari screensaver, quindi che si avviano in questo caso dopo 5 minuti di attività, sono anche molto belli, infatti sono tutta una serie di immagini che possiamo cliccare avvia adesso. Una serie di immagini della natura che si vanno ad avviare appunto dopo 5 minuti di attività, questo anche per non andare a rovinare appunto la propria televisione. Come voi vedete qui, dove vi sto indicando, ho indicato la scritta Chromecast integrato, tutte le informazioni nella pagina chromecast.com/built-in, quindi appunto il dispositivo Chromecast integrato. Qua è mostrata l'ora e una serie di immagini, come vi dicevo, naturali, veramente molto belle, che si vanno ad attivare sia per preservare la vostra TV che anche, qua siamo in Canada se non erro, questa deve essere la CN Tower appunto di Toronto, se, ripeto, non vado errato, correggetemi se sbaglio. Qui viene indicato anche sotto l'ora l'autore appunto della fotografia e una serie di altre informazioni. Esatto, vediamo l'autore della fotografia e il fatto che Chromecast sia integrato, come vi ho già detto, e poche altre informazioni. Quindi torniamo appunto indietro. Screensaver appunto sfondo, posso avere anche un carosello di sfondi, una serie di colori oppure standby, attivato dopo 5 minuti di attività in questo caso. Modalità TV, modalità casa, modalità negozio. Geolocalizzazione, quindi lo stato posizione utilizza Wi-Fi per la posizione, richiesta di posizioni recenti da parte di Google, utilizzo diagnostica, in questo caso è attivata la diagnostica sull'utilizzo, sicurezza e limitazioni, origini sconosciute, verifica applicazioni, non consentire o avvisare prima delle istruzioni di app che potrebbero essere dannose, accessibilità, quindi tutta una serie di controlli sull'accessibilità, sottotitoli, testo del contrasto, sintesi vocale, scorrimento di accessibilità, talkback, switch access. E l'opzione per impostare appunto le impostazioni di fabbrica, quindi ciò elimina tutti i dati dalla memoria interna del dispositivo, tra cui l'account Google, i dati, le impostazioni del sistema e delle app, nonché le app scaricate. In questo caso andiamo ad annullare perché non è quello che vogliamo fare. Quindi vi ho un po' mostrato anche tutto ciò che è la parte di preferenze del mio dispositivo, appunto Android, in particolare della mia Android TV. Quindi sistema che ho trovato veramente molto comodo, questo perché ha telecomando accessori, il telecomando, come vi ricordavo, appunto l'ultima cosa, il telecomando appunto è Bluetooth, quindi anche se io lo rivolgo da un'altra parte rispetto alla televisione, funziona lo stesso. Questo è molto, molto comodo proprio perché non c'è bisogno di puntare la TV come un telecomando infrarossi, ma appunto un telecomando che funziona tramite Bluetooth ed è già automaticamente connesso quando si va ad avviare la televisione.
Perfetto, quindi vi ho mostrato un po' tutto ciò che riguarda anche le preferenze di questa TV, le preferenze di questa Android TV, vi ho mostrato un po' tutto e torniamo quindi ora sulla home page di Google, TV che ho trovato veramente ben fatta, cioè sistema che ho trovato veramente ben fatto, infatti questa vuole essere una recensione del sistema Android TV, veramente ben fatto perché permette in un comodo gesto, quindi in questa appunto patch wall, scusate, in questa home page di Google, perché la patch wall è quella di Xiaomi, in questo home page di Google trovare tutti i servizi che si vanno ad utilizzare solitamente, quindi come possono essere DAZN, Prime Video, Netflix, YouTube, eccetera, tutti raccolti in questa home page e tutti ben evidenziati con i loro contenuti in primo piano, sempre presenti. Quindi, senza bisogno di entrare in ogni servizio, è possibile quindi andare a scoprire appunto i contenuti in primo piano, come vi facevo vedere prima, di tutti questi vari servizi installati, senza dover per forza andare ad entrare all'interno dei servizi stessi, ma sono visibili appunto da questa anteprima. Netflix, poi il solito Netflix che conosciamo, Prime Video, anche qua il solito Prime Video che conosciamo, YouTube altrettanto, non sto qui ad entrare in tutti i vari servizi proprio perché sono poi appunto gli stessi che siamo soliti conoscere. Però vi assicuro che funzionano tutti veramente bene. Apriamo ad esempio YouTube per fare un esempio. Vedete che scarica appunto caricando l'applicazione. Ecco qua. Qua mi dice di tenere premuto per altre opzioni, quindi tutte le varie, i vari video consigliati per me in base a ciò che sono solito guardare. Qua innanzi sto usando il telecomando anche senza puntarlo verso la TV, proprio perché il telecomando è Bluetooth, quindi posso andare ad utilizzarlo, diciamo, normalmente, senza andare a puntare, diciamo, la televisione, ma puntato in qualsiasi direzione. Ovviamente una serie di video anche in 8K, home, giochi, musica, notizie, film e programmi, iscrizioni e raccolta, quindi tutta una serie di sottomenu anche qua presenti all'interno dell'applicazione di YouTube. Facciamo la stessa cosa ad esempio per Spotify, quindi torniamo indietro, andiamo ad aprire Spotify così vi faccio vedere anche un po' la velocità di apertura delle varie applicazioni. Quindi andiamo ad aprire Spotify, qua vediamo che abbiamo i brani preferiti, gli artisti ascoltati di recente, gli album ascoltati di recente, le playlist ascoltate di recente e tutta una serie di altre cose. E possiamo andare appunto ai miei mix preferiti, recenti playlist, creato per Alberto Battaglia, continuo ad ascoltare, il bello dell'amicizia, eccetera, eccetera. E qua abbiamo appunto anche la mia libreria, l'account e tutte le varie applicazioni e tutti i vari sottomenu e possiamo anche continuare l'ascolto dell'ultimo brano che siamo andati ad ascoltare. Torniamo quindi indietro, chiudo Spotify, sì. E quindi questo è un po' per mostrarvi quello che è la home, diciamo, di Google presente su Android TV. Quindi ripeto, un sistema con cui mi sono trovato molto bene, presente anche il controllo vocale per andare a fare una ricerca, oppure posso fare una ricerca utilizzando appunto la Gboard, quindi la tastiera di Google, che è quella che vedete qua indicata, quindi molto simile veramente a quella di uno smartphone. Possiamo fare le maiuscole, possiamo andare sui simboli, quindi questa è molto simile a quella del vostro smartphone, quindi veramente molto utile. Quindi appunto questa home l'ho trovata veramente molto comoda, ancora di più di quella di Xiaomi che qua vedete, anche perché è un po' limitata, perché non è attualmente disponibile nel mio paese o nella mia regione. Quindi è un attimino limitata il launcher, diciamo, la home page di Xiaomi, mentre quella di Google è veramente molto completa, ci permette appunto di vedere tutta questa serie di servizi direttamente da questa home page e l'ho trovata veramente ben fatta. Questo è il sistema con il quale mi sono trovato meglio finora, appunto il sistema di Smart TV con il quale mi sono trovato meglio e quindi volevo un po' descrivervelo in questo video. Io vi ricordo di rimanere connessi al mio canale, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, di lasciare un commento qua sotto per qualsiasi dubbio o chiarimento. Il prossimo video sarà probabilmente un focus sulla parte fotocamera di questo Xiaomi 11T Pro, proprio perché è veramente impressionante la parte fotocamera di questo Xiaomi, le cose che può fare sono veramente incredibili per uno smartphone e io quindi direi che per oggi è tutto e vi do appuntamento in un prossimo video. Un saluto a tutti dal Bibatti Tech Channel. Altra piccola chicca, qua sto andando ad inserire il nome appunto della mia TV e come voi vedete la tastiera di Google presenta anche i suggerimenti, quindi TV cucina, io vado direttamente su cucina, scusate, in questo caso ho sbagliato a scrivere, ma se io vado direttamente su cucina ho già il suggerimento pronto e quindi non devo mandare a digitare più di tanto, in questo caso poi gli diamo l'invio e andiamo appunto a salvare il nostro dispositivo come TV cucina, quindi ora avrà appunto questo nome, non mi compare neanche più l'indicazione di andare ad inserire il nuovo nome appunto nella TV proprio perché sono già andato ad inserirlo. Qua tutta una serie di impostazioni che vi ho già mostrato.
Quindi l'altra cosa che mi mancava era farvi vedere da questo menu un'altra serie di informazioni, quindi ad esempio qui è possibile lanciare l'aggiornamento di sistema sempre tramite wifi o tramite cavo di rete, se è collegata alla TV mediante un cavo di rete, il nome del dispositivo che sono già andato ad impostare precedentemente, posso riavviarlo, posso vedere lo stato, in questo caso non ve lo mostro ma sono presente appunto lo stato della rete, i numeri di serie e altre informazioni, sono presenti informazioni legali, il modello, la versione, il livello delle patch di sicurezza di Android, la versione del kernel e la build. La build se si va a premere più volte si diventa sviluppatore, vedi qua in questo caso dice non serve sei già uno sviluppatore proprio perché sono già andato a premerlo più volte, mentre invece se si preme più volte sulla versione parte quello che è il diciamo l'easter egg del, in questo caso di questa Android TV che ogni volta avrà un colore diverso. Infatti se noi torniamo dalle impostazioni e torniamo su informazioni qua del dispositivo, vediamo che andando a ripremere partirà con dei colori differenti. In questo caso ci sono sempre colori differenti per questo easter egg. Quindi ora direi che è veramente tutto, non vi tedio più ulteriormente, il video è già durato fin troppo. Vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti dal Bibatti Tech Channel.